Ciao ragazzi, coaching Lilian, molto istruttivo, bello, quasi quanto voi, quasi, perché voi siete bellissimi, non dimenticatevelo mai. Innanzitutto, chat educati, ciao Lili, benvenuta Lili, come stai lì? Le cose di rito, no? Arriva una persona nuova, piacere. Eccoti qua. Che bellissimo Joker! Grazie! Ti piacciono i Joker? Mm-hmm. Ti piace la maglia di Ari? Non l'avevo vista, ma di KDA o un Ari normale? KDA. Ah, ma l'hai comprata originale o dal marocchino sotto casa? Ovviamente sono napoletana, fai 2 più 2. Marocchino sotto casa. Fammi un po' un'introduzione, dimmi quello che mi vuoi raccontare. LOL related, non LOL... Quello che vuoi. Allora, gioco mid lane da un anno e mezzo circa. Ho giocato support tipo 7 anni. Mm-hmm. E poi ero swappato recentemente. Tra l'altro iniziai a giocare tipo support Gianna e Morgana perché vedevo il tuo stream quando avevo tipo 16 anni e dicevo: voglio essere come Paolone. Porco giro più o meno spesso tra il D2, il D3. Ogni tanto faccio il D1. E senti, il master l'hai mai fatto? Sì, l'ho fatto 2 anni fa, giocando Rakan e basta, credo, sì. Cazzo! Diciamo che ho il problema che vado spesso in autopilota, ok? Ed è anche per questo che tipo non gestisco bene le wave, a volte tipo farmo male, dovrei concentrarmici di più e non lo faccio. Hai un gatto? Purtroppo sì. È incinto. Lo vuoi vedere? No, non scherzo. Vai. Ah, non sembra proprio felicissimo, piccola. No, è molto tranquillo. È molto tranquillo, sì. Ho un'amica di Vicenza che li mangia i gattini, lo sai? Che culo. Guarda, adesso seguo il tuo consiglio. Hello everyone, smiley. Il sorrisino eviterei, Lily, perché davvero? È il cugino del tinto il game. Davvero? È il cugino del... mi hanno trollato il game di prima, ti trollerò questo. No! In chat stanno già spammando sorrisini e io provo un grande senso di ansia. Contro i melee in generale mi piace usare una runa di attack speed. Vai. Io adoro mettere un po' di prezzemolo nella mia pasta aglio e il peperoncino. Ah, si vede proprio di merda. Ah, adesso un po' meglio, anche perché streaming mi sembrerebbe un po' strano che tu laggassi su Discord. Puoi fare anche R flash E. Aspetta. Giusto. Cioè, l'ignite, no? Sì. Vabbè, anche Kha'Zix a quanto pare. Adesso becco perché lei tippa. Sì. Anche qua potevi... bravissima. Un attimo prima era meglio. Ah, questo... Sì, dovevo aspettare. Un'altra cosa, si auto-attacca... Poi fai flash doppio con ignite. Bravo. Comunque, come vedi, il DPS lei... non è malissimo, ma non è nemmeno king, sì. Devo sempre operare un attimino gli item. Cosa sta mancando secondo te da parte tua? Secondo me potrei permettermi di essere più aggressiva con lei. No, sulla mappa dicevo. Ah, sulla mappa, ok. Probabilmente potrei pushare di più, rommare, aiutare bot. Potrei aver già rommato una volta. Sì. E poi gioca attorno a questi minion. Cerco di tauntarla. Lei li vuole farmare. Tu non utilizzare l'abilità finché... Boh, ulti, ignite, bravissima. Okay. Questa la vogliamo uccidere. La vorrei ammazzare, sì. Però, ok. Sono dei gesti. Sì, ma tu se fai R e flash, questa qui si spara in testa. Qui il flash lo vuoi utilizzare. Se lei... C'è la wave. Più che altro ho paura della wave. Non so se sto sbagliando, direi la verità, a giocarmela così se safe. Se fai un giro spell, quella scoppia, quindi sì. È come se c'hai il... Little Swerson. Non lo sto prendendo, sì. Questo è recollato, non si va proprio permettere di vivere. Ok. Beh, immagino muoia e basta. Sono molto scarsi questi melee. Questa qua. Cioè, li ammazzi se sbaglio. Hai la ulti? Sì. Ma vacci contro, non scappare.
Hai ragione, sai, non so perché. Ma stai giocando molto, sì. Sì. Tu sei l'assassino, quindi tu uccidi. Hai ragione. E Flash anche. Ignazio, cioè, perché l'hai giocata comunque sporca e quello sì, è morta, c'hai ragione, c'hai ragione. Quindi, uccidiamoli. Calista. Ho preso Zac per sbaglio. Va benissimo. Aspetta, puoi anche flashare, infatti. No, sono silenziata un po', adesso flash. Forse non ce n'era bisogno. Prima del flash di Garen. Sì, sì, quelli, sì, dovevo flash. Quelli sono chiamati perché alla fine lui ha un out e non bisogna gridare per... Potevi secondo me pushare pure la botta in prima di ricollare, però ormai... E... Lì ti vorrei un po' più arrogante. E sono un arrogante. Dai. Ok. Ups. Allora, in quei casi, no? Madonna, quanto l'ho giocata sporca. Ma non è quello. In quei casi, perché rischiare lo ski shot? Quella muore di ulti. Piano piano muore di ulti. L'hai uccisa di ulti, no? Senza prendere lo ski shot. Vabbè, sì, la W. Ma gli altri... la W probabilmente non richiede. Sì, non è uno skill shot, sì. Non richiede skill. Sì, è un po' quindi fai skill. R, W auto attack, W auto attack e poi magari puoi usare l'Ignite se hai paura del suo lifesteal. E poi utilizzi l'abilità per Garen, per Shyvana, per questi qua. Oddio! No, ma non sei committed per forza. Hai fatto la cagata, andiamo via. C'è il muro? No. Di base vuoi andare oltre il muro. Ok. Quello è anche più piccolo, quindi è anche più facile prenderlo. Il muro. Fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Cioè, solitamente in realtà gioco un po' più aggressivo. Ti posso fare una domanda? La tua comfort zone? Vai, bisogna espanderla, no? E si espande come? Prendendo dei rischi, sbagliando. Sì. Non... Qui, se sei una donna, fai ulti in, li ammazzi tutti. Boom, 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 boom. Tanto non ti serve prendere gli schicci. Hai visto? Oddio. Boom, boom, boom. Boom, sembri pure più forte, hai visto? Hai ragione, hai ragione. Cioè, questi game sono veramente... cioè, facilissimi. E dicevo, hai idea di quello che è successo? Cioè, che cosa, di cosa abbiamo parlato innanzitutto? Allora, secondo me perdo troppo tempo. A fare cosa? Allora, tutto il tempo che perdo è tempo sprecato in cui potrei essere proattiva. Ma dove lo perdi questo tempo? Tipo magari pushando le wave in modo un po' più inefficiente, oppure se tappando male alcune wave, alcune posso frizzarle, alcune me le posso tipo tirare verso il mio side. Io, ora ad esempio, se voglio migliorarmi come player, su che cosa devo lavorare? Io ci metto il guardare di più le alt lane, il perdere di meno il focus anche io, il giocare meglio la draft, prendere dei support che mi aiutino a creare di più il game, non tiltare, mantenere il focus positivo, attivo. Ci sono un sacco di cose su cui io personalmente devo lavorare per diventare più forte. Tu metti nelle altre e dai un valore a quello che fai. Se tu vuoi lavorare sul farm, adesso abbiamo fatto questo game dove hai farmato 180.000 in 25 minuti da solo carry della partita. Arriviamo alla partita dove facciamo 200.000 in 25 minuti. Arriviamo alla partita dove facciamo 220 in 25 minuti e così via. Anche perché poi è quello che ti fa salire di elo. Nell'ultimo fight dove è divato, sembrava un po' che tu stessi vivendo la situazione, non la stessi aggredendo. Tu devi dire, ok, adesso vi uccido. Ma spietata, letale. Piccolo ma letale. Tu non devi avere la paura. Quando Akali è vicina, R è flash, Q, W, Ignite, auto, finito. E tu questa combo ce la devi avere già in testa 5 secondi prima di farla. Detto questo, cosa diresti di me come player in generale? Non mi avessi fatto il coaching, avessi visto un VOD tipo normale.
Stellina, innanzitutto io faccio coaching in base alla simpatia delle persone. Non lo faccio in base alla skill delle persone. Mi sei simpatica, mi hai chiesto di fare qualcosa insieme, famola. Cosa penso di te come player? Che puoi tranquillamente fare il master, che devi lavorare su queste cose che ti ho detto, e che sei brava, più brava del 99% dei giocatori di LOL. Vabbè, e Stellina, a riaggiornarci, ci vediamo in master. Speriamo. Io spero di no, io spero di essere in Grand Master per quando tu sarai in Master. Vabbè, sì, sì. Ognuno ha i propri obiettivi. Va bene, Stellina. Buona giornata, ragazzi, da Tore Lili. A te. Ciao, Paolo. Ciao, Stellina. Ciao. Piaciuto il video? Anche a me. Lascia un like, condividi e al prossimo video. Un bacione alla mamma. California. We'll be right back.